E bella a tutti ragazzi, io sono Likes. Oggi siamo tornati su Clash Royale, dove andremo a provare a sbloccare la nuova carta che uscì da lo spaccamuro, non mi ricordavo come si chiamava. Allora, ho provato un po' la sfida, è difficile. Comunque la carta non è niente di che, perché se andiamo a vedere le analytics della carta che esce tra 9 giorni, vediamo, fa 400 di danno a livello da torneo, la sfida. Fa 400 di danno l'1, 275 punti ferite, sono in 2 appunto. Sono molto veloci, vanno diretti verso le strutture, però con 275 di vita gli spudi e muoiono, quindi difficilmente arrivano alla torre. Bisogna giocarli bene, insomma. Comunque noi andiamo a provare. Comunque i bauli che avete visto, questi qua, li apriremo in un prossimo video, quindi io vi ricordo di iscrivervi al canale e mettere mi piace e condividere se non l'avete fatto. E iniziamo subito la sfida. Allora, capanna barbari, capanna goblin. Prenderei la capanna ai barbari. Pecca o mastino. Prenderei il pecca. Vado a prendere la fulmine, ma mi costa troppo il deck, quindi prendo la fireball. Goblin cerbottaniere per togliere il mastino per forza. Ok. Vediamo come si comporta lui. Se non si tira niente, io metto la capanna ai barbari subito. Perfetto, vai. Ok, boia. Io ci tiro subito una fireball. Sbagliata la botterella. I barbari non ho capito perché sono andati là. La principessa non mi muore, bene. Ok, abbiamo anche tre moschettieri. Dai, che pesante a dir poco. Però dai, ce la possiamo gestire. Provincia bottaniere che dovrebbe colpire, sì, il drago. Perfetto. Non mi morire. Morto. Malissimo. Però il barbarello intanto fa delete. Io, lui partirà col mastino, io parto col pecca. Se non gli diamo tempo di giocare il mastino non dovrebbero esserci problemi, o comunque se riusciamo a difenderlo con i tre moschettieri dovremmo girarcela abbastanza bene. Non tira niente lui. Lo tira solo adesso, va a finire l'elisir, però gli ho dato la fulmine, non posso. A parte la tirata, ah, questo non ci voleva. Non ci voleva proprio. Ok, forse qua ha giocato molto bene lui. Ah, Goblin, cerbottaniere, corri. Principessa, fai qualcosa. Ah, non subiamo troppi hit. Mamma mia, che male. Vai, 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 vai. Non voglio perdere la principessa. Non sparare, fermo. Perfetto. Perfetto, molto relativo, perfetto, però. Eccolo il mastino maledetto. E io se tiro tre moschettieri, lui. Vabbè, non sa giocare, però. Comunque le carte non troppo maligne, potrebbe vincere solo per le carte che sono più forti delle mie, cioè più veloci più che altro. Ecco, lo sapevo. E boh. Problema adesso è riuscire a difenderle, difendere là. Ok, oh, ha laggato. No, se riesco a fargli tirare la fulmine. Proviamo se spacca muro, se vanno dritti. Non vanno dritti, mai nella vita. Oh, uno è arrivato, come ha fatto? Non lo so come ha fatto ad arrivare. È stato uno spaccamuro miracolato. Partita
sofferenza. No, 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 deve morire quel drago maledetto, devi morire, vai, Becca, vai, non vai, dove vai? Dove vai, Duval Boy, lì? Fermo, muori. Attenzione, attenzione perché si è sbilanciato. Ma sti storda scheletri, guarda, maledetta. Adesso lui deve soltanto ciclare. Va. Un fireball. Vai. Vai, Becca! Allè! E ciao, portiamo a casa così, dai! E andiamo a fare la prima vittoria, 8000. Adesso vorrei non dover rientrare per fare la seconda, quindi proviamo a vincere senza troppi danni. Tanto quando andiamo una rida battaglia. E andiamo subito con la seconda. Tornado potrebbe essere utile. Però la Fireball è la Fireball. Qua io prenderei invece lei, domatrice. Qui. Prenderei Sgarry. E la Valkyria. La Valkyria che è proprio counter perfetto per togliere spaccamuro. Perfetto. E andiamo. Ancora con i tre moschettieri. E noi gli abbiamo dato la Fireball a Tornado. Ok. Cavaliere subito, non voglio prendere hit. Tanto abbiamo la Valkyrie al posto del Cavaliere in caso da qualcos'altro. Ok. Valkyrie adattica dietro. E se non. Ah, che dolore. Ah, che. Dai. Cosa la Fireball? Se no prendiamo troppi danni. Vediamo se riesco a piazzare la rete alla principessa questa partitaccia. Vai. Lo sapevo io. Attenzione, frecce incredibili! E frecce incredibili, predict! Super predict! Adesso concentrati, lui che carte ha. La tornado, la tirata. Io azzarderei con la domatrice a Riedi a sto punto. Vediamo. Gigante scheletro bello, inutile. Boom. Boom. Un altro colpo. Boom. Perfetto. Vediamo se riusciamo a caricare. Ho paura del domatore. Ma è troppo. Adesso l'hanno aumentato a 10. Sono troppo pesanti da tirare. Non ce la faccio. Ecco un'altra volta il domatore. Ah, non ho preso il così. Magico, il fantasma royale non l'ho preso. Però ancora 1200, dai. Qua sgherretti per uccidere la principessa senza tirare frecce. Perfetto, Valkyria che hit a torre. Una, due hit a torre. Torre a 2000. Vorrei provare il push con Ariete e domatrice di Arieti. Però magari adesso in questo momento no. Tiriamo tre moschettieri da dietro. Ok, goblin. Veleno. Leviamo il tutto. Eccolo, domatore. Qua la torre la vedo male. È ancora viva. Abbiamo preso pochissimi danni. Non so come, però abbiamo preso pochissimi danni. A questo punto mega push. Ariete, domatrice Ariete, un sacco di Ariete. Vai, volate. Frecce e boom boom. C'è qualcuno che sta colpendo la torre? No? Qua io, ecco, sapevo. Non l'ho preso, non l'ho preso, Non ho fatto a non prenderlo. Dai, l'avevo preso. Va bene. Se riusciamo, dove vai tu? Vabbè, quelli non mi preoccupano. Togliamo il tutto. Tre moschettieri. Alzo le mani e sblocchiamo il spaccamuro. Me l'ho scordato, è tornato, fortuna. Sblocchiamo il spaccamuro
Finalmente andiamo a prenderli e sbloccata. Paccamuro, livello 6. Andiamo a vederli. Dove sono? Gli ultimi? Sì. Ok, io prima ho fatto questo video perché almeno nel prossimo andremo ad aprire due bauli d'oro, due bauli epici, che appunto è una carta epica, quindi cerchiamo di trovarla lì per potenziarla, e due bauli magici, più il baule e la corona in più. Quindi andate a vedere il prossimo video. Io per questo video è tutto, che ci siamo dilungati anche troppo. Un saluto a tutti e bella!